Dal testamento spirituale di Sant'Angela Merici, Vergine. Mie carissime madri e sorelle in Gesù Cristo, sforzatevi con l'aiuto della grazia di acquistare e conservare in voi tale intenzione e sentimento buono da essere mosse alla cura e al governo della compagnia solo per amore di Dio e per lo zelo della salute delle anime. Se tutte le vostre opere saranno così radicate in questa duplice carità, non potranno portare se non buoni e salutiferi frutti. Perciò, dice il Salvator nostro, un albero buono non può produrre frutti cattivi. Come volesse dire che il cuore, quando è informato alla carità, non può produrre se non buone e sante opere. Onde ancora, diceva Sant'Agostino, ama e fa quel che vuoi, come se dicesse chiaramente: la carità non può peccare. Vi supplico ancora di voler ricordare, tenere scolpite nella mente e nel cuore tutte le vostre figliuole ad una, e non solo i loro nomi, ma ancora la condizione e indole e stato e ogni cosa loro. Il che non vi sarà cosa difficile, se le abbraccerete con viva carità. Anche le madri secondo la carne, se avessero 1.000 figliuoli, tutti se li terrebbero nell'animo totalmente fissi, ad uno, perché così opera il vero amore. Anzi, pare che quanti più ne hanno, tanto più cresca l'amore e la cura particolare per ciascuno. Maggiormente le madri secondo lo Spirito possono e devono far questo, perché l'amore secondo lo spirito è senza confronto molto più potente dell'amore secondo la carne. Dunque, mie carissime madri, se amerete queste nostre figliuole con viva e sviscerata carità, sarà impossibile che non le abbiate tutte particolarmente impresse nella memoria e nel cuore. Impegnatevi a tirarle su con amore e con mano soave e dolce, e non imperiosamente né con asprezza, ma in tutto vogliate essere piacevoli. Ascoltate Gesù Cristo che raccomanda, imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. E di Dio si legge che governa con bontà eccellente ogni cosa. E ancora Gesù Cristo dice, il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Ecco perché dovete sforzarvi di usare ogni piacevolezza possibile. Soprattutto guardatevi dal voler ottenere alcuna cosa per forza, perché Dio ha dato ad ognuno il libero arbitrio e non vuole costringere nessuno, ma solamente propone, invita e consiglia. Non dico però che alle volte non si debba usare qualche riprensione d'asprezza a tempo e luogo secondo l'importanza, la condizione e il bisogno delle persone, ma solamente dobbiamo essere mosse a questo dalla carità e dallo zelo delle anime.